Torna anche quest'anno Fano Cammina e Informa, il progetto di promozione alla salute che pone l'attenzione sulle tematiche di medicina di genere rivolgendosi a tutta la popolazione fanese e non solo. Sei quest'anno gli appuntamenti tra medici e professionisti che si mettono a disposizione della cittadinanza per approfondire tematiche di salute con l'obiettivo di mettere in luce dubbi e paure e spronare alla prevenzione e alla cura della propria salute. Sarà possibile seguirli in diretta streaming da giovedì 17 febbraio alle ore 17 in diretta streaming sulle nostre pagine Facebook, la pagina del Comune di Fano, la pagina di Fano Cammina e la pagina del Paricentro. Ma sarà possibile anche seguire sulla pagina YouTube del Comune di Fano per chi non ha Facebook. Ricordo che sarà possibile anche fare delle domande alle dottoresse in diretta, commentando semplicemente con una domanda sotto nei social durante l'appuntamento, oppure chiamando allo 0721 887 337 e ponendo appunto alla moderatrice una domanda che può essere poi posta direttamente da lei in diretta. Grazie alla collaborazione con diverse associazioni del territorio, voglio ricordare e ringraziare l'Associazione Donne Medico Sezione di Pesaro Urbino, c'è poi la vicinanza dell'ASU Area Vasta 1 e grazie anche alla vicinanza di due associazioni importanti del territorio, Fund Fano, che si occupa appunto di diabete, ma anche con Anvolt Sezione di Fano, che si occupa appunto di contrasto alla e prevenzione e assistenza per i malati oncologici. In più quest'anno sarà confermata la camminata serale per le vie di Fano. Dalle 20.30 alle 21.30 con una camminata semplice di un'ora dove comunque ci si fa poi alla fine un po' l'esercizio fisico a fianco a questo progetto, a questo appuntamento settimanale abbiamo attivato di volta in volta diversi progetti. Il programma completo sugli incontri e gli approfondimenti sono disponibili sul sito del Comune di Fano. Io ringrazio veramente tutti i medici e tutte le dottoresse che si sono messe a disposizione per questo progetto, perché è un progetto molto importante anche di vicinanza e di accompagnamento alla cittadinanza su alcune tematiche che riguardano la salute di grande preoccupazione per alcuni e interesse per molti e per tutti. Quindi vi invito a seguire gli appuntamenti di Fano Cammina e Informa.